Eins, zwei, drei. Iniziando dal capitano, un ex di Bressanone, Jan Jurina, numero 3 Francesco Cascone, numero 6 Samuele Serafini, col 7 Daniele Soria, col 8 Lorenzo Nocelli, col 9 Sebastian Carabulea, con l'11 Alex Coppola, un altro ex, un altro italiano di Bressanone. Haifei Selmi, con 18 suo fratello Haifei Sama, 19 Talolio Enrico, col 22 Kokaric Amar, col 30 Sortino Gabriele e col 94 Francesco Ceccarini, allenatore della squadra dei Black Devils in nero, Davide Serafini. Das waren die Gäste aus Carpi und unserer Mannschaft. Wir beginnen mit Kapitän Alex Viera, Tür 21. Tür 1, Marte Boaric. Tür 2, Ricardo Di Bruno. Mit der Nummer 5, Simon Simon. Mit der Nummer 6, Davide Brutolini. Die 7, für Gianluca D'Attiran. Die 10, Stefano Arcevi. Mit der Nummer 11, Luca Stecker. Sein Bruder Arga Di Balli mit 19, Konstantinos Pirikos mit 30, mit 55 Maris Kasakos, Axel Finanzer mit 29 und Daniel Oberwetter mit der Nummer 42. Trainer Konstantin Daro Cudura. Dirigono questo incontro i signori Bilal Rim e Stefano Blutiger, coadiuvati dal delegato Federazione Harpal Daniele Pazzanella. Buonasera al Parasporti Bressanone, dove nell'ambito della sesta giornata del massimo campionato di pallamano si affronteranno fra poco i padroni di casa dell'SSV Brixen e il Carpi, primo rispettivamente ultimo in classifica. Un incontro che dunque, quantomeno sulla carta, non dovrebbe riservare soverchie sorprese, però ogni partita inizia da zero ed è da giocare per 60 minuti e gli imprevisti della pallamano anche si sa che sono all'ordine del giorno, così come poc'anzi quando il Pontinia ha espugnato il Palasport contro le campionesse in carica del SSV Brixen Südtirol. L'odierno incontro vede dunque di fronte due squadre che hanno iniziato in modo molto diverso questo campionato. Il Carpi, dopo 5 partite ancora fermo a 0 punti e come tale ultimo in classifica, ha perso le partite contro il Fasano, il Bressano e il Bolzano in casa e ha perso altresì le due trasferte a Siracusa e a Cassano. Quoziente reti 125 a 157.
una defezione molto importante quest'oggi nelle file degli ospiti. È infortunato infatti il capocannoniere Casa, fermo per un grave infortunio al ginocchio quando dopo 5 partite era in testa alla classifica dei marcatori. Il Bressanone da par suo dovrà fare a meno di Davide Bulzamini, anch'esso infortunato alla caviglia. La partita è iniziata con il Carpi in maglia nera in possesso di palla che imposta l'azione con il numero 11, vedete, Alex Coppola, un brissinese doc che si sta comportando molto bene anche in quel di Carpi. Serafini con il numero 6, Coppola numero 22 e palla deviata in angolo. Prima parata di Mate Volarevic, Bressanone in attacco, Lucas Fricker tutto solo, scavalca la difesa ospite, però trova Jan Jurina, un ex anche lui pronto a parargli la palla. E il numero 30, Sortino Gabriele, porta in vantaggio il Carpi subito al primo minuto con un tiro dall'ala. Bressanone, dicevamo, senza Davide Bolzamini, però con Stanislav Kolodziuk, terzino destro, ripresosi dopo qualche settimana di assenza per infortunio. Ardian Iballi, Mimikos, Mimikos si libera dalla mossa di Daniele Soria e porta nuovamente in parità il punteggio. Il 22, Korkaric, dialoga con Coppola, che entra nella difesa contrastato efficacemente da Stefano Arcieri. Ancora Coppola, bloccato da Arcieri. La mano dell'arbitro è alzata e il tiro degli ospiti finisce a lato. Iballi, Ardian, Kolodziuk, Iballi, Stricker, bella rete di Lucas Stricker. Coppola, il tiro di Coppola parato da Volarevic. Samuele Serafini in possesso di palla. Dialoga con Korkaric al centro. Serafini. Ancora la mano degli arbitri alzata. Difficoltà di passaggio degli ospiti. Numero 6. Samuele Serafini tenta di entrare nella difesa. Tiro in doppio appoggio che però è parato da Mate Volarevic, palla che finisce comunque oltre la linea laterale e rimette in gioco ancora il Carpi con il numero 94 Ceccarini posizionato sull'ala destra. Korkaric, Pozzola,
il tiro di Ceccarini finisce alle spalle di Volarevic, due pari. Dubbia anche la presenza in campo di Gianluca Dapiran, che risente tuttora del suo infortunio alla spalla riportato nella partita di Coppa EKF contro il Sassari. Kolodziuk, i balli, bellissimo servizio per Di Giulio che supera Jurinan con un pregevole pallonetto. Passi fischiati a Korkaric. Strinker. Strinker supera Serafini, però compie fallo di passi e allora il gol non è valido. Sì. Batte un 9 metri. Stricker diventato un punto fermo nell'attacco brissinese. Stefano Arcieri riesce anche lui dalla nazionale nelle partite contro la Polonia e la Francia. Va via il Carpi, però Gabriele Sortino si fa parare la palla da Mate Volarevic. Gli arbitri ravvisano gli estremi del rigore e sulla palla, sulla fatidica linea, andrà il numero 11, Alex Coppola, che così riporta il punteggio in parità. Un giovane molto promettente, Alex Coppola, che per motivi di studio si è traslocato in Emilia. Kolodziuk, i balli, Kolodziuk, Di Giulio. E bravo Riccardo Di Giulio a mettere la palla alle spalle di Jurina. Serafini, Coppola adesso nel centro, si avvicina con Korkaric, il tiro finisce sulla traversa, Mimikos fa da solo e segna la sua seconda rete. Il tiro di Serafini è bloccato bravamente da Volarevic, va via Arcieri da solo. Non c'è nulla da fare per il malcapitato Jan Jurina. 6-3, dunque già 3 le reti di vantaggio dei padroni di casa quando sono giocati appena 8 minuti. Dicevano che i Carpi, pur essendo ancora a 0 punti in classifica, non ha mai perso le partite con grande con gli scarto, per cui come neopromossa si adatterà anch'esso alla massima serie. I balli, Kolodziuk, va via i balli, Di Giulio, questa volta l'azione dei brissinesi è poco precisa e consente al Carpi di andare via con il numero 94 Ceccarini, tutto solo sui 6 metri, viene bloccato irregolarmente da Di Giulio che giustamente va a incassare 2 minuti di penalità. Rigore ancora con il numero 11 Alex Coppola, particolarmente motivato contro i suoi ex compagni. Finta e rete di Alex Coppola, la seconda su 7 metri.
Il Brixen gioca ora in inferiorità numerica, si avvale dell'extra player. In campo Versakovs, Stricker, servizio per Mimikos, la palla però non arriva a destinazione e consente al Carpi di ripartire. Serafini, Coppola, ancora il Carpi va a segno con numero 30 Sortino, che però aveva oltrepassato la linea laterale. Rimessa dunque già effettuata da Mate Volarevic. Al decimo del primo tempo dunque il punteggio è di 6-4 con i biancoverdi sempre ancora in inferiorità numerica per 26 secondi. Stricker, Arcieri, Arcieri servito da Stricker, va a segno anch'egli per la seconda volta sul palo, sul primo palo, nulla da fare per Jurina. Ecco Bressanone nuovamente completo, rientra Mimikos sulla posizione di pivot. Korkaric, Serafini, Coppola, tiro di Coppola, è intuito da Mate Volarevic che manda nuovamente via Arcieri. Mimikos, servito perfettamente Mimikos, che non esita a centrare il bersaglio. Tre reti di Mimikos. Sull'altra fonte il tiro di Serafini è intercettato da Volarevic. Stricker cerca ancora il pivot Mimikos, la palla intercettata di piede dalla difesa ospite. 9 metri sono i fratelli Valli a dialogare, intervento del commissario di campo. Ci sono 2 minuti di penalità per Di Giulio, reo di non avere, di non essere rientrato nel modo giusto in campo dopo la scadenza delle sue 2 minuti. Non farà dunque in tempo a rientrare, che deve di nuovo uscire di campo. La palla viene assegnata al Carpi e dunque la seconda esclusione di 2 minuti contro Riccardo Di Giulio, che dovrà fare attenzione a non incappare nella squalifica definitiva. 8-4 dunque con il Carpi sempre in superiorità numerica. Vedremo se saprà affittare, approfittare della situazione. Il numero 94 Ceccarini ancora una volta in sacca sopra la testa di Mate Volarevic. Ricordiamo con l'occasione che colpire il portiere in faccia viene combinato con una nuova regola di 2 minuti qualora ritenuto intenzionale. Versakovs, Stricker, Mimikos, perfetta l'intesa di Stricker con Mimikos, che è già la quarta segnatura. Sono 11 le reti segnate da Mimikos nelle prime 5 partite di campionato. Coppola serve l'ala,
palla ancora parata da Volarevic su Gabriele Sortino. Versakovs, Stricker, ancora un perfetto servizio di Stricker su Mimikos, che in giornata di grazia messo nella condizione dei suoi compagni di andare ripetutamente a segno, e questo in situazione di inferiorità numerica. Francesco Cascone adesso, che si sta destreggiando nella nutrita difesa bianco-verde. Serafini, Coppola, c'è un cartellino giallo a carico di Endrit Iballi. E si riprende con il Carpi in possesso di palla. Serafini che si avvicenda con Coppola nelle posizioni di Tarzini. Adesso la mano degli arbitri è alzata. Il tiro di Korkaric non impensierisce di certo Volarevic. E il malcapitato Jurina si trova nuovamente di fronte a Mimikos, che dopo 15 minuti ha già segnato la bellezza di 6 reti. Time out chiesto dagli ospiti, il cui allenatore sicuramente avrà la necessità di aggiustare qualcosa in difesa, visto che appunto Mimikos ha via libera per destreggiarsi al centro della difesa ospite. Nutrita la presenza del pubblico, il che si giustifica senz'altro con l'eccellente avvio di campionato dei propri Bendamini, che come detto hanno vinto tutti e 5 gli incontri, compreso quello casalingo contro i campioni in carica del Conversano, e che hanno anche superato il primo turno di Coppa IHF. La settimana prossima poi ci saranno i due incontri contro la rappresentativa serva. Coppola, Serafini, questa volta il tiro di Serafini va a segno sull'angolo lungo di Mate Volarevic. C'è una marcatura avanzata proprio su Ardian Iballi, il playmaker dei brissinesi. Adesso torna in campo anche Di Giulio. Stricker in cabina di regia. Kolodziuk. Stricker, questa volta c'è l'apertura per l'ala Di Giulio, che è appena rientrato. Segna la sua terza rete. Molto attenta la difesa bianco-verde con Henry Tiballi, che è senz'altro colui che dirige la difesa. Bel lancio di Volarevic per Arcieri, anche lui ormai alla terza segnatura. Nulla da fare per il malcapitato Jurina,
che il più di una volta già si trova a tu per tu con i rispettivi attaccanti bianco-verdi lanciati in contropiede. Coppola. Coppola, mano degli arbitri alzata, bel servizio per il pivot, e così il numero 3, Francesco Cascone, si iscrive anch'esso nel tabellino dei marcatori. Ricordo che il Bressanone non ha ancora a disposizione Martin Sonner, che dovrebbe essere titolare nella posizione di ala destra. Questa volta il passaggio di Ardenivalli per Stricker è impreciso e finisce a lato. La rimessa è effettuata irregolarmente, ancora l'intervento del commissario del campo che questa volta se la prende con l'allenatore del Carpi, Davide Serafini. Cartellino giallo. Ceccarini. Sebastian Carabulea adesso sulla posizione di terzino destro. Sebastian Carabulea che ha 11 reti nel suo attivo nelle 5 partite di questo campionato. Serafini, bloccato il suo tiro, va via il Brixen con Ardenivalli. Carpi è molto lesto a tornare in difesa. Il tiro di Balli è parato da Jurina, che manda via Coppola. C'è fallo di Endri di Balli sul numero 9 Carabulea e gli arbitri concedono, oltre ai 2 minuti, anche un tiro dai 7 metri. Enrico Valli non è assolutamente d'accordo, lascia il campo sotto le sue proteste, in quanto ritiene che il suo fallo non era assolutamente di 2 minuti. Intanto però Serafini si piazza sulla linea dei 7 metri, finta, nulla da fare per Mate Volarevic con la palla che finisce alta sulla sua destra. E ancora il Brixen in inferiorità numerica con l'extra player, 2 difensori del Carpi che giocano in posizione avanzata. Coppola in questo caso sui Valli. Gli arbitri ravvisano un'infrazione di passi di Stricker. E il Carpi ne approfitta ancora una volta con Ceccarini che infila Molarevic con un tiro tra le gambe. Versakovs adesso è posizionato sulla posizione di terzino sinistro e questa volta la decisione degli arbitri è francamente incomprensibile, uno sfondamento che nessuno ha visto. Comunque inutili le proteste di pubblico, il Carpi ne approfitta per insaccare nella porta vuota e ad accorciare
il parziale sul 13-10. Dunque tre reti in fila degli ospiti. Va a segno Versakovs, anche se a mio paresto vedere il gol non era da convalidare in quanto aveva già poggiato il piede per terra quando è partito il tiro, una specie di regola del vantaggio che però in questo senso non esiste nella pallamano. Serafini, Carabuleia. Carabuleia, tiro, il suo tiro sotto pressione è parato da Mate Volarevic. Kolodziuk. Questa volta il tiro di Mimikos è parato non da Jurina, ma dal suo sostituto Selmi Heifrey. No, anzi scusate, Sama Heifrey. Serafini, si alza Serafini, tiro deviato, Mate Volarevic cerca i suoi, Kolodziuk, Adi Tiballi. Tenuta in campo da Kolodziuk, non senza difficoltà. Non è ancora entrato in campo Gianluca Dapiran, presumibilmente perché Chutur vorrà aspettare la sua completa guarigione. Nuovo passaggio questa volta di Acceri su Ende Tiballi, che viene intercettato dalla difesa ospite. Il tiro del numero 9, Sebastian Carabuleia, non trova lo specchio della porta e finisce dunque sul fondo. Entra in campo il numero 5, Simon Sirot, un giovane del vivaio brissenese. È chiaro che sono queste le partite in cui i giovani possono fare esperienza. Kolodziuk, bella rete di Stanislav Kolodziuk, che entra di forza nella difesa ospite e segna la sua terza rete di questo campionato, dove peraltro ha giocato solo due partite prima di infortunarsi. La partita scivola via tranquilla in questo primo tempo con il Bressanone che pare in grado di controllare agevolmente l'azione degli ospiti, che in questo frangente perdono la palla per un errore tecnico. Rimessa il Bressanone che va via con ancora palla per Mimikos, però nel frattempo la difesa c'è uno sfondo fischiato a Riccardo Di Giulio. Korkaric, Coppola, Carabuleia. Manovrano gli ospiti, non senza addentrarsi troppo nella difesa dei brissinesi. Va via Kolodziuk, contropiede allargato per Sirot, che sotto
un applauso per il pubblico. Superare. Passi, passi di Korkaric, velocizza l'azione di Balling, palla per Kolodziuk che non ha difficoltà a insaccare. 17-10, torna consistente il vantaggio dei padroni di casa quando mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo. Finta di Coppola, bella finta di Coppola che entra e fermato fallosamente si procura un rigore. Ancora Coppola dunque incaricato ad eseguire questo tiro dai 7 metri, si troverà di fronte Alex Wierer, il portiere in secondo, suo ex compagno di squadra fino a quest'anno, noto anche per aver sovente neutralizzato l'uno o l'altro rigore. Vedremo come va a finire. E infatti Wierer si conferma penalty killer e nega a Coppola la soddisfazione del terzo rigore. Il Carpi agisce in difesa con più giocatori che marcano, sia il centrale sia i terzini, dunque non una 6-0 ferrea. Rigore assegnato al Brixen. Stricker la segno in questo frangente, però è abbastanza fortunato perché intercetta la palla senza peraltro evitare che la stessa finisca comunque oltre la linea di porta. 18-10, un minuto e mezzo alla fine. Malinteso tra Coppola e Korkaric, va via il Riksen e per la gioia di Simon Sirot, altra rete del giovanissimo. Korkaric con Karabulea, Serafini, fermato Karabulea, mano alzata, palla indirizzata al pivot che però non trova destinazione. Mezzo minuto ancora con palla in mano ai brissinesi. Ciutura chiama il time out con l'intenzione ovviamente di impostare per bene quest'ultima azione.
un'occasione, ricordo che Davor Ciutura, oltre ad essere l'allenatore del Brixen, è stato quest'anno anche nominato allenatore della squadra nazionale della Lettonia, per cui un doppio impegno attende il serbo, che sino alla corsa Ciarone ha agito come giocatore allenatore del Brixen. A 42 anni però ha terminato la sua attività di giocatore. I balli, difesa avanzata su Versakos, Stricker, Sirot difende bene il Carpi e infatti riesce ad evitare la segnatura dei padroni di casa. Termina così sul punteggio di 19-10 questo primo tempo tra il Brixen Südtirol e il Carpi.
Tutto è pronto per questo secondo tempo dell'incontro Bressanone-Carpi. Sul punteggio di 19-10 a favore dei biancoverdi di Ciutura, che hanno sin dall'inizio dimostrato di essere intenzionati ad incamerare i due punti necessari per mantenere la testa della classifica in attesa dell'esito dell'incontro tra il Merano e il Conversano, senz'altro la partita clou di questa sesta di campionato. Ecco che Stricker riprende subito in mano le redini dell'incontro. Bersakov, Stricker, Ardian, Ivalli, finta di Ivalli, Di Giulio, Endri, Di Valli, è ostacolato da due difensori ospiti. Endri, Di Giulio, mano degli arbitri alzata, ed è Endri, Di Valli, servito perfettamente da suo fratello. Sul fronte opposto Alex Wierer si oppone al tiro del Carpi. Dapiran, Gianluca Dapiran, che vediamo adesso in campo al posto di Stefano Arcieri, il che significa che la sua spalla è di nuovo a posto. Sicuramente un lusso quello di avere sulla stessa posizione due giocatori della nazionale, ossia Arcieri e Dapiran. Stricker, Stricker, Dapiran, arbitri alzano la mano del passivo. C'è ancora il tentativo di servire Endri, Di Valli. È stato fallo di piede non rilevato dagli arbitri, ne approfitta il Carpi, che cavia adesso con il numero 11 Alex Coppola, colui che unitamente a Ceccarini è senz'altro il più prolifico, con due rispettivamente tre reti all'attivo. C'è fallo di Versakovs. E il rigore concesso per gli ospiti al tiro Francesco Ceccarini. Ceccarini che con un pregevole pallonetto per Alex Wierer. Via libera per Versakovs. Palla di Carpi che finisce sul fondo, ancora Versakovs, Ardian, Ivalli, bloccato dal numero 19 Enrico Dall'Olio. Ardian, Ivalli, colpito là dove fa particolarmente male, riprende comunque la sua azione offensiva. Versakovs, Stricker, bloccato da Coppola, passaggio sbagliato di Endri, Di Valli, fa altrettanto il Carpi e dunque la palla torna a Stricker, che ringrazia
e manda avanti Versakos, che oggi gioca nella posizione che solitamente è quella di Bulzamini. Dapiran, e questa volta Dapiran con una bella girella riesce a superare Sana. 22-11 quando sono giocati 5 minuti di questa ripresa. Bella azione di Coppola che trova però pronto Wierer, ed Aperan sul fronte opposto ringrazia e va a segno. Coppola, Cascone, Korkaric, il tiro del numero 9 Sebastian Carabulea che però viene fermato fallosamente a 9 metri. Questa volta invece Carabulea riesce a superare Wierer dalla distanza. Versakos che non viene ostacolato fino alla linea dei 6 metri, poi invece c'è l'intervento di Carabulea che provoca un ulteriore rigore per i brissinesi. Adesso Lucas Ricker, che dopo una serie di finte in sacca con un pallone basso sulla sinistra di Heifrey, ora il passivo del Carpi sta facendo veramente pesante, 12 le reti di scarto. Bel tiro di Carabulea che del tutto indisturbato riesce a sorprendere Wierer. Lucas Frick quest'oggi nella posizione di regista che solitamente fa capo a Ardi Aniballi, e ancora da Piran. Stesso copione di prima, finta e girella che sorprende ancora una volta Heifrey. Gianluca Dapiran, 1-2-3, in 8 minuti, terza rete, 25-13. Il Carpi pare non abbia più nulla da contrapporre alla forza offensiva del Bressanone se non con Calabrea, unico a entrare nella nutrita difesa bianco-verde. Adesso c'è il marcamento di Dapiran sull'uomo centrale, in questo caso Coppola. Il tiro di Carabulea è parato da Wierer che devia sul palo Ender Tiballi. Che è già la sua quarta marcatura in questa partita. Sul 26-13 Davide Serafini chiama raccolta i suoi per cercare di impostare quantomeno l'azione difensiva e arginare così il dilagamento
delle azioni dei padroni di casa. Nel frattempo sappiamo che sul campo di Merano il Conversano sta conducendo con una rete di scarto, una partita dunque molto equilibrata al Cardiopalmo che interessa anche ovviamente il Brissanone. Il Merano sinora ha disputato un ottimo campionato perdendo solamente di misura sempre di un gol col Sassari in casa e lasciando un punto a Rubiera. Per il resto i diavoli rossi sono accreditati come una delle squadre in grado di entrare nelle prime quattro. Fermato fallosamente ancora Sebastian Carabulea. Gli arbitri concedono un ulteriore rigore. Battuto da Coppola, che ancora che dice due volte di no in modo straordinario al suo collega, ex collega di squadra. Grande performance di Alex Wierer. Fallo rilevato dagli arbitri. Indri Tibaglia è stato strattenuto sulla maglietta. Versakovs. Questa volta il passaggio di Strick finisce direttamente sul fondo. Il Carpi imposta tranquillamente la sua azione offensiva con Amar Korkaric e Alex Coppola, che questa volta manda la palla di qualche metro addirittura sopra la porta difesa da Wierer. I balli, Versakovs che prima si vede parato il suo tiro, entra in possesso del rimpallo, però ancora il portiere ospite a dirgli di no e si esalta Alex Wierer compiendo un ulteriore pregevole intervento. Interessante, il Bressanone adesso gioca con 7 giocatori in campo e rinuncia al portiere. Stricker, Indri Tibaglia, la rete. E Indri Tibaglia oggi a farla da padrone nei confronti del suo fratello Ardian. 5-0. Il quoziente rete tra i due fratelli, l'uno pivot e l'altro playmaker della squadra. E ancora parata di Wierer su Francesco Ceccarini.
Un'azione per il Cardinale, che le sue tre nel primo tempo ne aggiunge un'altra, come pregevole il pallonetto su Sama Heifrey. 15 ora le reti di scarto, è una buona occasione per il Brixen di impinguare un attimino il suo quoziente reti. Serafini questa volta via, è sulla palla però gli schizza via dalla mano e finisce comunque in porta. Tornerà in campo anche Kolojuk, come detto reduce da un infortunio che l'ha tenuto lontano per un mese abbondante dalla squadra. Sarà importante vedere l'intesa tra Kolojuk e Sonerer quando anche quest'ultimo tornerà dal suo infortunio. In frattempo c'è il Carpi che va via tutto solo con il numero 94, Ceccarini, che non lascia scampo a Alex Wierer. Intanto si stanno preparando qui sotto gli atleti per la quarta partita che dopo di questa avrà luogo oggi nel Palasport di Bressanone. Il tiro di Collegio questa volta è parato al portiere ospite, Serafini si alza, però il tiro è senza troppe il lancio di Wierer per Dapiran è intercettato dal portiere ospite, molto attento. Va a segno ora il numero 19, Enrico D'Aloglio, prima rete. E c'è un ulteriore time out chiesto da Ciutura. Si riprende qua dopo questo time out chiesto da Ciutura. 16 minuti ancora da giocare, chiesto ancora l'intervento del commissario di campo che comina 2 minuti di penalità all'allenatore del Carpi. E così il Carpi dovrà giocare in inferiorità numerica, un cambio sbagliato probabilmente. Versakos, Stricker che prende in pieno la traversa, poi si prende il rimpallo alla palla a Versakos che va a segno. Terza rete anche per Maris Versakos.
si è infortunato il portiere del Carpi, numero 18 Sama Efrey, che lascia il campo. Il posto al suo fratello Selmi Efrey, quando avrà la possibilità di rientrare, visto che il Carpi gioca in inferiorità numerica. Il tiro di Serafini è bloccato da Wierer, il quale manda perfettamente da Pirat, che segna tutto solo la sua quarta rete in questa ripresa. Serafini si alza, Serafini, e questa volta sorprende Wierer con un pallone basso. Versakovs, Stricker, azione corale del Bressanone, questa volta Mimikos nell'intento di superare con un pallonetto il portiere avversario, si impapera e la palla così rimane nelle mani degli ospiti, volenterosi ma non in grado di impensierire seriamente i padroni di casa. Korkaric molto veloce nell'impostazione dell'azione, però sinora rimasto all'asciutto per quanto riguarda le marcature. Si riprende dopo l'asciugamento del parquet, sempre Serafini, che questa volta imbecca il suo compagno di squadra nella posa di pivot, Daniele Soria. Questa volta Amar Korkaric nell'intento di servire il suo compagno sull'ala sinistra manda la palla direttamente sul fondo. C'è un altro giovane brissinese adesso in campo. Daniel Oberholzer. I balli Oberholzer. E per poco Oberholzer non riesce anche lui a inserirsi nel tabellino dei marcatori grazie all'intervento difensivo per potere ospite. E va via ancora il Brixen con i balli Kolodziuk. Bella rete di Riccardo Di Giulio
alla sua quinta marcatura. Partita ancora interrotta per asciugare il parquet. Torna in campo anche Simon Sirot. Sono tre adesso i giocatori del Vivaio Brissinese schierati in campo. Questa volta il Carpi riesce a trovare la via del gol con Francesco Ceccarini, il miglior realizzatore dei suoi, con 6 reti complessive, di cui 3. Adesso anche il giovane Axel Rufinaccia col numero 29 in campo. Questa volta gli arbitri stranamente non ravvisano nessun fallo. C'è un giocatore del Carpi a terra. Il tiro di Kolodziuk è parato dal portiere ospite mentre rimane a terra un giocatore del Carpi, che si rialza tenendosi l'inguine. È il numero 30, Gabriele Sortino, che deve lasciare il campo. Si prosegue sul 32-19 quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine. Coppola serve molto bene il suo collega alla destra, il numero 94, Francesco Ceccarini. Di Aniballi, Kolodziuk, servito molto bene da Axel Rufinaccia. Accettato dalla difesa brissinese, palla parata da Wierer, però c'è un fallo di Mimikos che viene sanzionato con un tiro dai 7 metri, questa volta sulla linea Samuele Serafini. Che insacca sulla sinistra di Wierer.
Uffinaccia, i balli, tentativo di servire il pivot, fallisce. E il tiro alla porta vuota viene intercettato in extremis dal rientrante Alex Wehrer. Questa volta il dialogo tra i fratelli Ivalli non sortisce alcun effetto. Troppo largo il passaggio di Ardian a favore di Endrit e così la palla finisce al Carpi, che imposta la sua ennesima azione offensiva nel tentativo di accorciare il parziale. Però c'è Alex Wehrer nella porta del Bressanone che dice ancora di no. Pallone che comunque finisce fallo laterale. Coppola. E Coppola con tiro in doppio appoggio trova impreparato Wehrer e lo infila sulla parte sinistra. Uffinaccia. Oberholenzer, Sirot. Ardian Ivalli che controlla l'azione dei giovanissimi, ancora evidentemente inesperti a destreggiarsi nella difesa. Ecco, rete del Brixen. Daniel Oberholenzer. Sfondamento fischiato ai giocatori Carpi. Uffinaccia. Oberholenzer. Oberholenzer, Ivalli, Uffinaccia. Ora i bresnesi cercano con troppa insistenza il passaggio al pivot che non riesce. Sul fronte opposto Coppola nell'intento di far bene qua nella sua Bressanone. Sforza un po' troppo il tiro che finisce oltre la traversa. Due minuti ancora con 12 reti di scarto per il Bressanone, che così conduce tranquillamente in porto questa vittoria che consente di tenere saldamente la testa della classifica. Sfondamento fischiato a Daniel Oberholenzer. Serafini, c'è una leggera deviazione, però la rete è di Sebastian Carabulea. Scocca così l'ultimo minuto di gara. Carpi intercetta bravamente l'azione brissenese. Cercherà di andare a rete ancora in questa presumibilmente ultima azione di gioco con i due giovani brissenesi avanzati nel marcamento a uomo. Mimikos ferma Coppola. Il tiro di Carabulea finisce
sul palo e poi sul fondo. 15 secondi, vedremo se il Brescia non riuscirà ancora andare al tiro. Non c'è volontà di andare a tiro, e così finisce 34-23 il confronto tra il Brixen e il Carpi. Carpi che incassa così un parziale di meno 11, corrispondente con quello subito in casa col Bolzano. Bressanone, che dicevamo, rimane in testa alla classifica, Carpi che rimane in fondo alla classifica. Una partita che tutto sommato non ha avuto troppa storia. In attesa dei campi, dei risultati degli altri campi. Per intanto qua da Bressanone è tutto, ringraziamo per la visione e auguriamo buonasera.